Ok ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi vedremo come smontare questo carter di plastica, perché voglio pulire per bene tutto l'interno, che è pieno di aghi di pino, perché il problema praticamente mi passa dell'acqua e va a finire sul coperchio delle valvole vicino alle candele e vicino alla bobina, e questo non mi piace. Userò sicuramente, penso, del silicone. Adesso smonterò il tutto tirando via i tergicristalli e le guarnizioni e tutto, e vediamo un po' come fare. Con l'aiuto di un calcio di battaglio tiriamo via tutte le mollette. Dopo queste le stringeremo perché hanno perso di elasticità. Guardate come la cavità dove si infila il parabrezza è piena di aghi di pino, e questo di sicuro non permette di stare ben ancorato al suo posto. Questo poi lo laveremo. Guardate cosa c'è all'interno. Adesso, per rimuovere quest'altra parte, credo che dovrò smontare i fari, perché vedo che gli incastri sono fissati sotto i fari. Vediamo. Infatti, come vi dicevo, il fissaggio è qui sotto. Eccolo qui, questo. Idem dall'altra parte. Quindi andrò a spostare, a tirare fuori i fari con le due viti di fissaggio. E due, e andiamo avanti. Oltre a queste sotto i fari ci sono anche quelle, e sono sicuro che sotto quel mucchio di aghi di pino ce ne saranno delle altre. Colleghiamo anche il tubo del servofreno, che è fissato su questo carter. Il problema, ragazzi, è questa guarnizione qui, che col tempo si è appiattita e fa passare l'acqua. Adesso vediamo di pulire tutto e vedere di inventarmi qualcosa per cambiare questa guarnizione, che vedo che è di spugna, non è di gomma, o con del silicone o con dell'altro materiale simile. Adesso vedrò. Allora ragazzi, ho tolto con le mani il grosso degli aghi. Adesso andrò in garage, che è sempre qui a casa, quindi non mi allontanerò visto il coronavirus, e gli darò una bella soffiata col compressore, soprattutto anche dove mi sono caduti degli aghi di pino, sul collettore, che è il punto in cui scalda di più. Poi vedrò di sistemare anche questo carter parafiamma, in qualche modo vedremo di fissarlo. Bene, ci vediamo tra poco. Eccoci qui, abbiamo soffiato tutto per bene, ho soffiato anche tutto il motore, e adesso gli darò una pulitina, sistemeremo questa protezione e andiamo avanti.
ragazzi, qui gli ho dato una bella pulita e ovviamente non è che dobbiamo mangiarci, giusto per togliere il grosso dello sporco. Laveremo per bene queste due mascherine. Ragazzi, ho pensato una cosa: prima di lavarlo andrò a rimuovere la sua guarnizione che è di spugna. Se la trovo uguale gliela rimetto, altrimenti riposerò questa, però adagiato su del silicone in modo che abbia un po' più di spessore. Bene ragazzi, ho recuperato questa guarnizione sempre col biadesivo come quella di prima, solo che questa è più spessa. Poi ce l'ha dentro la camera d'aria, mi sembra impermeabile, proverò con questa. Vi farò vedere come sarà il lavoro finito, a dopo. È la nuova guarnizione, è bianca, però tanto rimarrà coperta, quindi non si vedrà. Adesso rimonto il tutto. Mi sono accorto che questi ganci praticamente prima erano messi in questo verso sul carter, quindi questa alettatura era all'interno e non toccava da nessuna parte. Adesso ho capito perché il pannello sotto, quello lì che si vede tutto staccato sotto il telaio, praticamente è sostenuto da queste linguette. Quindi quando mi hanno montato il GPL probabilmente queste me l'hanno messe al contrario. Adesso andrò a posizionarle nel modo corretto e vi farò vedere al lavoro finito. Praticamente prima erano messe così, questo era appoggiato, invece vanno messe così, ecco, in modo che questa parte sotto tiene il tessuto che c'è, infatti fa da molla. In pratica intendevo dire questo, vedete le alette? Sono rivolte verso la protezione. Adesso andrò a fissarlo, quindi si abbasserà ancora di più e vedrò di infilare per bene tutta la protezione che è tutta staccata. Ok ragazzi, adesso è sostenuta da quelle lamelle che prima erano montate al contrario. Ovvio, col tempo si è deformata, stando montata male, vedete quella zona che è bassa, anche lì così è un po' staccata, però almeno non è giù a penzoloni. Vado avanti rimontando l'altra mascherina e i tergicristalli. Dimenticavo, prima di rimontare l'altra mascherina e i tergicristalli andrò a rifissare le luci, i fari che precedentemente avevo smontato. Sia a destra che a sinistra. Non dimenticate di reinserire questa spinetta perché altrimenti la mascherina resterà staccata. Quando andrete a rimontare l'altra mascherina, l'unica accortezza è che questo incavo si debba infilare nel parabrezza. Inseriamo dentro le due guarnizioni, una e due, rimontiamo i due tergicristalli e andremo a bloccare poi con le spinette la parte inferiore della mascherina. Le mollette che vanno a chiudere le due mascherine gli darò una stretta, perché col passare degli anni di sicuro si sono lasciate andare. Allora ragazzi, ho notato che comunque resta un po' rigonfia, perché secondo me aveva bisogno di più gancetti. Comunque, se dovesse passare ancora acqua, in corrispondenza della parte più alta della guarnizione, metterò un bulloncino. Uno, due, tre bulloncini piccolini dovrebbero bastare. Comunque gli abbiamo dato una bella pulita. Montiamo i tergicristalli.
Nel montare il tergicristalli fate bene attenzione, prima io di smontarli ho fatto una foto in modo da vedere bene la loro posizione. Cercate di rimetterla il più possibile uguale a prima. Bene ragazzi, ho finito di rimontare anche i tergicristalli più o meno come erano prima. Adesso li proverò per vedere se toccano da qualche parte, ma credo che nel momento in cui restano nella fascia nera dovrebbe essere a posto. Poi, dove è rimasto più sollevato, credo che domani gli metterò dei bulloncini, uno qui e uno qui, così da tenerla più pressata e non far passare l'acqua. Bene ragazzi, missione compiuta, vi ho versato appena adesso un imbuto da 5 litri di acqua, come potete vedere tutto bagnato all'interno, e sul motore non c'è neanche una goccia, qui dove andava prima l'acqua è tutto asciutto, missione compiuta.